Spacciavano droga ma percepivano il reddito di cittadinanza e quanto emerso nel corso di un'operazione antidroga del Comando Provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza che in collaborazione con altri reparti calabresi delle Fiamme Gialle hanno eseguito 19 ordinanze di custodia cautelare emesse per le rispettive competenze dai GIP di Lamezia Terme e dei minorenni di Catanzaro a carico di altrettante persone di etnia Rom, tre delle quali minorenni. Ancora una volta sono stati coinvolti dei minorenni. Beh, questo è il dato più allarmante dell'attività di indagine perché sono stati coinvolti non solo dei soggetti minori, tre dei quali sono stati raggiunti anche da provvedimento cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Catanzaro su conforme richiesta di quella procura, ma si è registrato anche il coinvolgimento nei fatti dell'indagine di soggetti addirittura non imputabili, quindi minori degli anni 14, che venivano impiegati senza alcun ritegno da parte dei contesti familiari di appartenenza in questa attività criminale dedita appunto allo spaccio di stupefacenti, principalmente cocaina ed eroina. Teatro dell'operazione, il popolare quartiere Ciampa di Cavallo, prevalentemente popolato da famiglie di etnia Rom trasferite nel tempo dall'adiacente campo di località Scordovillo, il più grande del Mezzogiorno e le cui condizioni di degrado sono state oggetto recentemente anche di un comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Ciampa di Cavallo è diventato un vero e proprio fortino, una piazza di spaccio controllata capillarmente quanto il territorio da queste persone, e la difficoltà degli operatori di polizia giudiziaria è stata proprio rendere permeabile questo contesto, altrimenti difficilmente raggiungibile da parte degli investigatori. Le indagini svolte dai finanzieri del gruppo di Lamezia Terme, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno svelato un quadro sconcertante. A capo dell'organizzazione è risultata una donna di 50 anni che dal carcere guidava una ramificata e capillare catena di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del quartiere Ciampa di Cavallo. Lei era in carcere, quindi abbiamo iniziato il monitoraggio di questa signora della Ciampa in carcere e abbiamo subito notato che gestiva attraverso suoi familiari, soprattutto una nipote minorenne, gestiva questa attività di spaccio che era perpetrata nel quartiere della Ciampa.